teatri dei burattini si cominciano a vedere nelle piazze italiane e nei mercati nel 1500. Uno o più animatori danno vita ai personaggi tramite particolari pupazzi, burattini appunto composti da testa e mani di legno fissate a un camiciotto che viene poi vestito con la classica casacca del personaggio che l'animatore muove inserendovi la mano dentro come fosse un guanto, usandola per caratterizzare i movimenti. E questa è la prima differenza con la marionetta, mossa da sopra con dei fili. Il teatrino in cui si muovono i personaggi è di legno. È nel 1700 che il teatro dei burattini prende piede nel nostro paese e le maschere sono le protagoniste. Nascono le compagnie itineranti e stanziali. Pulcinella, già dal 1500-1600, è il re incontrastato. Se fino alla fine del 700 i personaggi sono quelli della commedia dell'arte, nel 1800 inizia a imporsi il gusto popolare con burattini rappresentanti lo zotico, l'ignorante dal senso però pratico e anche della giustizia. Dai primi del 1900 i teatri dei burattini si affermano ovunque con il ritorno delle maschere della commedia dell'arte. In questo contesto si inserisce la famiglia Ferraiolo che a Campobasso allieta ormai generazioni di bambini ma non solo. Settembre non è tale se non arrivano i Ferraiolo con il loro teatro, con Pulcinella, in piazza Municipio. Nell'era degli smartphone, dei PC, della PlayStation, la magia del teatro dei burattini non muore mai e sono ancora tanti i ragazzini accompagnati da quei genitori, un tempo anche loro ragazzini, che restano con il naso all'insù per seguire le avventure di Pulcinella e degli altri personaggi animati dal maestro Adriano Ferraiolo e dai suoi figli. Una storia che si ripete. Bimbi trasportati in storie senza tempo, magiche, divertenti, mentre nell'aria si diffonde il profumo delle caramelle, dello zucchero filato e del croccante. Benvenuti amici, oggi in questa puntata del Molisano vogliamo raccontarvi una storia bella, una storia bellissima. La storia del teatro dei burattini dei Ferraiolo che dal 1903 arriva ad allietare questa città, Campobasso, i bambini ma anche i grandi di questa città, e ad accoglierci c'è il maestro Adriano Ferraiolo. Salve. Salve, buongiorno a tutti. Partiamo da un fatto recente, dalla fine. Lei da poco è diventato molisano, cittadino di Campobasso, ha ricevuto la cittadinanza onoraria ed è, se non sbaglio, la settima cittadinanza che lei riceve, insomma, in tutta Italia, perché il suo teatro è itinerante, tocca l'Italia da nord a sud. Sì, infatti è la settima ed è stata la cittadinanza che addirittura mi ha fatto uscire qualche lacrima. Ci tenevo molto, ci tenevo per me, per i miei figli, soprattutto per mio padre che adorava Campobasso. Finalmente è arrivata e sono contento. E a qualche campobassano gli ho detto: se prima pensavate di mandarmi via, adesso sono campobassano a tutti gli effetti. Conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Adriano Ferraiolo per aver contribuito al progresso della cultura cittadina attraverso l'arte del teatro dei burattini e per l'esemplare affezione e interessamento verso la città e la comunità tutta di Campobasso. Lei ha detto quel giorno, sabato, quando ha ricevuto la cittadinanza onoraria: io mi sento molisano e campobassano da sempre, perché qui ci vengo da sempre. Avevo 15 anni e in verità la prima cotta amorosa l'ho avuto proprio qui. Io stavo su Corso Bucci, di fronte a me c'era un chioschetto dove la figlia del proprietario era bellissima e ci fidanzammo. Praticamente mi lasciò lei, chissà perché, e ho portato avanti questa cotta per 4 anni, però
È un bellissimo ricordo, un bellissimo ricordo. Senta, quando nasce, dove e con chi la storia del teatro dei Burattini di Ferraiolo? Perché abbiamo detto dal 1903 qui a Campopasso, oltre 120 anni di attività, è un'attività familiare. Suo nonno, suo padre, i suoi zii, lei, i suoi fratelli, i suoi figli. E i miei nipoti. Ecco. Dunque, nasce nel 1860, però non era un burattinaio il mio bisnonno, ma lui aveva dei burattini meccanici nei Luna Park e portava avanti un po' la famiglia così. Mentre mio nonno era un attore teatrale, e allora cominciò in teatro. Ecco perché le nostre commedie sono teatrali e sono anche, anzi soprattutto per gli adulti, perché sono commedie di autori. Allora il nonno un giorno si sciolse la compagnia e, non sapendo cosa fare, vide in piazza Garibaldi a Napoli, perché il nonno era napoletano, vide un burattinaio e allora pensò alle commedie che lui dava in teatro di ridurle per un piccolo teatrino, e lui faceva naturalmente tutte le voci, differiva tutte le voci, e chiese a questo burattinaio se gli insegnasse a manovrare i burattini. Io ti insegno a recitare, così ci uniamo, facciamo una bella ditta. Dopo un mesetto il nonno aveva imparato a manovrare, gli dette la mano e disse: senti, io mi metto per conto mio. Aveva 9 figli il nonno, perché all'epoca non c'è stava la televisione. Aiuto! Pasquale, poi i figli Francesco e Salvatore, le due guerre che sono state attraversate, il periodo di crisi, poi dopo da Francesco e i suoi figli, tra i quali c'era lei, c'è lei, Adriano. E qui adesso ci sono figli e nipoti. Questa storia di famiglia si tramanda e soprattutto voi girate tutta l'Italia. Tutta l'Italia, e da nord, sud. E c'è stato il periodo della guerra che mio nonno e mio padre erano a Taranto. E il nonno salì su tutte le flotte navali da guerra italiane a dare spettacoli, a divertire le truppe, e infatti noi abbiamo attestati della nave Andrea Dorio al Giulio Cesare, la Dante Alighieri, era una bellissima soddisfazione. E poi naturalmente, finita la guerra, nel 50 cominciamo a girare per tutta l'Italia un'altra volta. E anche Campobasso, Campobasso insomma una tappa fondamentale, perché qui settembre non è settembre se non ci sono i Ferraiolo in piazza, è una cosa molto bella. Sì, sì, infatti io ricordo che mio padre mi portò qui dall'Adriatico e fu nel 59. E avevamo un bellissimo successo e da allora sono tornato sempre, tutti per i... non c'è settembre se non vengo a Campobasso, e guai a chi mi tocca a Campobasso. Da Salerno a Campobasso, perché voi siete di Salerno. Sì, però di solito io ero nel nord Italia il periodo di agosto, perché facevo luglio-agosto il nord Italia, e a settembre partivo da Livorno, ultima tappa del nord, e venivo a Campobasso. Una volta ricordo partimmo da 32 gradi a Livorno e arrivammo qui a Campobasso con i pantaloncini, maglietta. Come scendemmo il pomeriggio, partimmo la mattina presto, arrivammo il pomeriggio, un freddo. Qua fa più freddo. E infatti la gente ci guardava, tutta abbronzata ci guardava. Ma questo da dove? Dall'altro mondo.
Lei prima ha detto si tratta di un teatro vero e proprio, perché ci sono delle commedie, infatti Pulcinella è il personaggio principale di quelle che sono le vostre storie e la sua famiglia si è ispirata al grande Antonio Petit, Pulcinella per antonomasia. Sì, papà ha conosciuto e aveva amicizia intima con il fratello Gennaro Petito. Il fratello, tra parentesi, gli ha anche scritto delle commedie su dei quaderni, come si usava una volta, e all'inizio del quaderno c'è la firma dedicata a Francesco Ferraiolo. Quindi è una cosa bellissima. E la Gennaro Petito dette addirittura a mio padre una maschera che indossava Antonio, il più grande Pulcinella di tutti i tempi, indossava sul palcoscenico e ce l'ho io come una reliquia, guai a chi me la tocca, un patrimonio eccezionale. Ultimamente, siccome ho amicizia con Lello Arena, spalla di Massimo Troisi. È di De Caro, la sposta. E lui venne a Salerno come se perché avevo sta maschera. No, di Adria, la devo toccare, la devo. Allora la prese come se. Una reliquia. Sì, ma è meravigliosa, l'ha indossata Antonio Petito. E un'altra maschera di Antonio Petito ce l'ha Aldo Giuffrì. Sono dei grandissimi nomi del nostro teatro, della nostra cultura, della nostra tradizione teatrale italiana, non soltanto napoletana. Certo, ecco, chiedo scusa, Antonio Petito, praticamente il suo desiderio era quello di morire sul palcoscenico ed è morto sul palcoscenico. Cocuzza! 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 Storie di Pulcinella e degli altri personaggi che lei porta in scena, che storie sono? Cioè, che cosa porta in scena? Lei ha detto queste sono delle commedie anche per adulti, però i bambini ridono, i bambini sono sempre presenti, sono il fulcro insomma di tutto. Bambino, di solito il bambino di 3, 4, 5 anni fino a 7, 8 anni viene al nostro teatro per vedere i burattini muoversi, per dare la bastonata, ma non seguono tanto la trama, non seguono il canoaccio. Allora invece quando cominciano a diventare più adulti seguono la commedia, perché noi abbiamo commedie di Scarpetta, Goldoni, Viviani, Muller, abbiamo Miseria e Nobiltà che è una commedia bellissima, addirittura sulla riduzione dello spettacolo, perché Miseria e Nobiltà dura quasi 2 ore e noi siamo riusciti a portarla a 35-40 minuti. Una ragazza di Campobasso l'anno scorso ha dato la tesi di laurea, ha avuto 110 con lode. Una tradizione, la sua, che resiste alle mode e al tempo. Oggi è il tempo degli smartphone, dei PC, della PlayStation, di tante altre cose. Ma qual è il segreto? Perché resiste ancora? Perché ancora si vedono grandi e piccini che si emozionano davanti al Pulcinella e davanti ai burattini? Vedere il teatro di Burattini e ritornare alle origini, ritornare bambino e provare quelle emozioni e farle provare ai propri figli, ai propri nipoti. Allora anche i bambini, anche i giovanotti, quando vengono qui al teatro di Burattini, innanzitutto dico: mamma, il profumo delle caramelle, il teatrino, che bello, ed è sempre pieno zeppo. E si dimenticano il telefonino e il tablet, questa è la cosa più bella. E anche tutti i problemi che ci sono, perché è un mondo magico e senza tempo. Esatto, ma infatti ci fu un magistrato di Roma che stava alla Corte dei Conti, che lui la sera era in villeggiatura a Marina di Massa, allora diceva vicino a me: Ferraio, io un'ora al giorno devo venire qua, mi dimentico di tutto. Per me è il teatrino tuo, bello, bello, troppo bello. E c'è stato anche un poeta che fece una bella poesia, sto parlando, io avevo 12-13 anni, e lui arrivò nella pineta dove eravamo lì ad Ostia, non vide il teatrino e allora pensò di
di scriverci, e ci manda una bellissima poesia su questa cosa, bella. Molto bello. Sai quante sono le compagnie di ferraiolo che girano tutta l'Italia? Siamo 8. Tantissime. Eh sì, perché d'estate io ho il mio teatro, i miei figli hanno il loro teatro, poi ci sono 2 nipoti, poi c'è mia sorella, c'è un altro nipote che non doveva fare il burattinaio, ma fa il burattinaio perché, essendo stato da bambino con me, gli ho inculcato nella mente quella passione del teatrino, e fa anche lui il burattinaio. Premi, festival, ce ne sono stati tanti in tutti questi anni, in oltre un secolo di attività. Sì, mi hanno premiato, specialmente negli ultimi 10 anni, ho avuto il premio Charlot, dove ho avuto anche il piacere di conoscere Eugenio Chaplin, il figlio di Charlie Chaplin, a Salerno. È un premio molto ambito. Poi al Giffoni Film Festival mi hanno dato 2 anni fa il premio alla carriera, mi è stato dato anche il premio a Napoli come tra le 10 eccellenze napoletane, e lì fece anche una battuta al Cardinale Sebe. Dissi: ma non è che con tutti questi premi che mi stanno dando e che mi si stanno portando? Sicuramente no. Lei l'anno prossimo sarà di nuovo qui con i suoi figli ad allietarci con questo spettacolo. Il maestro Adriano Ferraiolo ci ha portato in quello che è il luogo sacro, e questo è il Teatro dei Burattini. Dietro le quinte, cioè quello che non si vede, quello che tutti noi abbiamo sognato di vedere. Adesso abbiamo il privilegio di essere qui, dove avviene tutto, dove avviene questa magia, questa cosa bellissima. Siamo con Simone, che è uno dei figli di Adriano, insomma l'altra generazione, e con Fabio, che è l'altro figlio, e insomma loro sono adesso diventati gli attori, quelli che muovono questi burattini. Ci puoi raccontare, ci puoi spiegare come funziona questa parte di dietro, questo teatro? Perché noi sappiamo che nel Teatro dei Burattini il teatro è di legno, era di legno, quindi abbiamo parte di legno, però abbiamo anche la moderna tecnologia e ci sono tutti i bei personaggi. Innanzitutto il legno è stato sostituito da un materiale un po' più solido, perché purtroppo i teatri in legno, noi lavorando per 6 mesi all'esterno, vicino al mare, in condizioni anche climatiche avverse, i teatrini in legno si rovinavano, quindi poi abbiamo trovato questa soluzione con ferro e bacherite, che sono un po' più pesantini e un po' più difficili da montare, però hanno una durata maggiore e si conservano meglio negli anni, e in più, avendo la possibilità di tenere sempre lo stesso teatro, si riesce anche a migliorare a livello di scenografie, di effetti, un po' tutto, perché è sempre lo stesso da più di 10 anni, quindi riusciamo sempre a fare qualche innovazione. Ecco, qui vedo il sipario, poi c'è il mixer con l'audio, il mixer audio, poi c'è il mixer luci, dove abbiamo degli attacchi, diciamo, statici, si accende e si spegne, e poi i vari mixer che si possono in DMX o analogici, che si usano per tutti i faretti e i vari effetti che ci sono. Il sipario si apre come una tenda e dà lo stesso effetto, diciamo, del sipario che c'è in un teatro normale. E voi poi siete qua sotto e animate, siete gli animatori, diciamo, esatto, dei burattini. Noi sì, facciamo sostanzialmente durante le serate normali, molto spesso si va in playback, quindi diciamo il parlato è registrato e noi manovriamo solamente. Fatta eccezione serate particolari, dove c'è un pubblico magari più adulto, se c'è un evento, dove mettiamo i vari microfoni sulla scanzia e andiamo in diretta, quindi parliamo e manovriamo. Questo è Pulcinella, è il
è il personaggio principale del nostro teatro, Pulcinella. Si infila la... Ciao a tutti, sì, allora si mette il braccio all'interno con l'indice nella testa, il pollice in un braccio e il medio e l'anulare nell'altro braccio. Ne mettiamo due, si può mettere anche un solo dito, ma noi ne mettiamo due per avere la possibilità di dare più movimenti al braccio. Faccio una dimostrazione. Ora vediamo. Allora, mentre il pollice è un movimento, diciamo, molto lineare, più di tanto non si riesce a fare, con il braccio destro, dove io ho messo l'anulare e il medio, riesco a fare più movimenti, che nello spettacolo, e in base a quello che dice l'artista, diciamo, si può ricreare, insomma, i movimenti umani. La differenza sostanziale dai burattinai classici che si conoscono, che ci sono in giro, e noi, è proprio quella che noi cerchiamo di dare ai burattini delle sembianze umane. Cerchiamo di portare le persone che assistono ad avere l'impressione di vedere persone, che di stare a teatro, non un teatro di burattini, a teatro. Quindi loro devono avere l'impressione che sul palcoscenico ci siano delle persone. Si muovono delle persone e non dei burattini. E anche i movimenti che noi diamo ai burattini non sono movimenti veloci, poco reali, ma cerchiamo di dare movimenti che si avvicinano molto alla... E lì la bravura più grande di chi manovra non è tanto il muovere il burattino, perché a mettere un burattino e muoverlo non ci vuole così tanto. E la Oddio. Cosa è... non è... Basta mettersi un po' e si impara. Ma la cosa difficile è... immaginare, perché il manovratore che fa? Immagina la scena che sta per eseguire, e almeno io personalmente, io immagino cosa farei se stessi su un palcoscenico e lo cerco di far fare al burattino. Qui ci vogliono però anni qua di esperienza. Ci vogliono anni e anni, e comunque non è una cosa che si raggiunge, nel senso che... io non ho raggiunto il massimo, io vado sempre in evoluzione e cerco sempre nuovi movimenti e nuove interpretazioni agli stessi spettacoli che faccio, perché è un divenire, in base anche allo stato d'animo del manovratore. Il burattino prende un po' la... Pulcinella, ma tu che ne pensi di tutto questo? Sei in simbiosi con i tuoi animatori? Per forza, è come... E lui mi manovra, lui mi dà la voce, per forza devo essere in simbiosi. Ma poi ci troviamo bene io e lui. Fabio, e allora dici un po' come sono fatti questi burattini? Sono bellissimi, alcuni sono antichi, qui ce ne sono tantissimi. Sì, ce ne sono tanti. Innanzitutto sono in legno, quindi sono tutti fatti a mano da noi. Gli occhi, per esempio, questi occhi nuovi che ci sono qui, li ha creati Simone in resina, ha fatto uno studio particolare, è riuscito a creare gli occhi, perché prima noi mettevamo gli occhi delle bambole, però un po' sono introvabili, e poi l'occhio della bambola era troppo rotondo, troppo grande, e quindi c'erano problemi per poi inserirli all'interno dell'occhio. Invece, creando quest'occhio di resina, è molto più semplice, più molto più bello, sì, infatti molto è più scelto. Reale. Questo è esatto. Personaggio? Questo è Sandokan. Ah, quindi i vestiti vengono fatti dalla sarta, e poi noi li dipingiamo, li curiamo e li vestiamo e tutto. Quali sono i personaggi delle vostre commedie, che sono delle vere e proprie commedie, come ci raccontava prima tuo papà, perché sono state anche scritte da importanti autori della commedia napoletana e non solo? Ecco, quali sono i personaggi principali? Beh, Pulcinella, vabbè. I due personaggi principali sono il Pulcinella e Don Felice lo Sciamocca, che sarebbe il Totò, perché era il secondo personaggio che interpretava Totò. Quindi questi sono i due personaggi, diciamo, importanti.
Poi ci sta il Papiduccio, il Naso di Cane, il Cuoco e a tanti altri personaggi che... Sono tante le storie che dovete interpretare. Sì, sono oltre 100 commedie. Attualmente in repertorio ne abbiamo una sessantina. Quindi sono tante le commedie da fare e da sapere a memoria. Da quanto tempo fai tutto questo? Ovviamente hai respirato da quando sei nato questo. Allora, io personalmente ho iniziato all'età di 8 anni e infatti mi ricordo che avevo, mio padre mi fece una pedana più o meno così alta e salivo su e l'aiutavo. Mi ricordo ancora che facevo l'aiuto della pulcinella di Don Gennaro Pittori di un morto vivo, che da una parte all'altra mi prendeva in braccio e mi portava di là con il morto. E quindi all'età di 8 anni ho iniziato a lavorare nel teatro, aiutare a lui, fare piccole parti naturalmente. Poi da lì è iniziato tutto l'iter e a 14 anni ho fatto il primo debutto a Lido di Camaiore, e che facevamo la festa a Camaiore d'altri tempi, e là ho iniziato a fare lo spettacolo da solo e mi ricordo che mio padre con il banco stava di fronte, ebbi applausi a scena aperta e... Allora non ti sei più fermato, insieme a tuo fratello adesso. Esatto. Però io vedo che insomma il futuro è assicurato perché c'è la tua figliola qui. Sì, per fortuna abbiamo mia figlia, la grande Carla. E poi ci stanno giustamente anche i figli di mio fratello, che gli piace quest'arte e anche loro collaborano. Tu come ti senti? Insomma, sarai tu il futuro, tu insieme ai tuoi cuginetti. Sì. Sì, quindi quale personaggio a cui sei più legato? Dimmi almeno questo. Pulcinella. Ovviamente, però c'è anche qualche personaggio femminile che ti piace. Sì, sì. Ce ne sono tanti qui, ci ha detto prima. Carolina. Ecco. Perché si chiama come lei. Ah, ecco, perfetto, Carolina. In questo teatro, insomma, c'è che chi si occupa dell'attrezzatura, che dà corpo all'attrezzatura. Allora, ci sono le spade, ci sono i fucili, ci sono gli attrezzi, c'è questo... E insomma, sei tu, Gianni Quarto. Gianni Quarto, penso dal 95 credo che faccio questa collaborazione con loro, con Adriano, e ho fatto qualche oggetto di scena per le loro necessità, perché essendo un pignolo io, essendo un amante di quest'arte, ho sempre cercato di realizzare delle cose adatte al tipo di commedia, alle loro necessità. E quindi mi facevo spiegare, o ancora meglio, vedevo la commedia nella quale io avrei dovuto poi fare qualche oggetto, qualche cosa, e cercavo di mettere tutto quello che era possibile per renderla più realistica possibile. Per esempio, questo baule, mi spiegò Adriano che questo baule doveva essere scoperto da Pulcinella e da Ciosciamocca, credo, in un'isola misteriosa, perché era stata segnalata questa presenza di un tesoro che invece conteneva il male, quindi sotto forma di drago, e mi spiegò tutto quanto. Allora esisteva già un modello un po' antico veramente, che aveva queste caratteristiche, cioè di sputare fuori questo drago aprendo il coperchio. E allora io ho dovuto realizzare una cosa un pochino più moderna, ho dovuto studiare l'angolazione interna del foro che accoglie il drago, la traiettoria che questo drago avrebbe fatto sempre la stessa, affinché il manovratore trovava sempre più o meno allo stesso punto serpente che gli cadeva in mano e che poi doveva fare la scena. Perfetto. E oltre a questo, ovviamente, poi dopo ci sono anche i fucili, vedo, ecco, sì, Simone mi stava dicendo, tutti fatti in scala perché devono essere adatti alle mani, proporzionati tutti proporzionati al burattino e alla bocca scena.
Simone, quanti siete qui dietro come attori, come animatori, insomma, quante persone collaborano? Allora, se consideriamo solo i manovratori, sostanzialmente è uno nel momento in cui la commedia richiede due personaggi. Più di due personaggi interviene poi un aiuto, che nei nostri casi, per esempio, sono i nostri figli. A me personalmente mi aiuta mia figlia, a mio fratello l'aiuta la figlia, a mio padre nessuno, perché i figli sono tutti impegnati. Quindi, no, c'è il collaboratore, il nipote, quindi... ci sono i casi dove siamo tutti insieme, quindi riusciamo anche a mettere in scena commedie dove occorrono tre manovratori e una persona fissa all'impianto luci per gli effetti, perché è uno spettacolo fantastico con molti effetti, e quindi quando stiamo insieme riusciamo a fare anche questi spettacoli. Poi ci sono tutti i collaboratori esterni, che sono quelli che controllano la platea, fanno fare silenzio se qualche bambino è troppo vispo, chi si occupa del banco dei dolciumi, che anche se non è il teatro di Burattini, vabbè, fa parte, ecco, di questo mondo, un po' come il circo, che all'interno del circo c'è la carovana dove si compra lo zucchero. Quello è il contorno che alimenta economicamente il teatro di Burattini, quindi... E allora noi andiamo a vedere proprio quest'altra parte, perché è una parte molto bella che io ricordo da quando ero bambino, insomma, mi piaceva mangiare il croccante e le caramelle. Questo profumo che si sente qui è il profumo che sentono tutti i bambini da generazioni, da tante generazioni. E qui ci sono tanti dolcetti, tanti barattoli. Che prodotti abbiamo? E qui è tutto zucchero, sono 4 kg di zucchero che praticamente quando evapora tutta l'acqua si scodella e si fa la caramella. E diciamo anche che questo piccolo banchetto di dolciumi, oltre ad affascinare piccoli e grandi, ci fa anche ci dà un po' di ossigeno per il teatro di Burattini, perché le spese sono eccessive. E i Gambobassani l'ossigeno ce lo danno. Adesso facciamo le caramelle alla fragola, e naturalmente questa lavorazione la imparò il nonno durante la guerra, perché non davano autorizzazioni. Allora vide a Venezia un caramellaio in piazza San Marco che faceva questa lavorazione. Da bravo napoletano è stato lì, ha imparato a fare le caramelle, è tornato a Napoli, ha messo un laboratorio d'inverno. Lui distribuiva le caramelle nei bar, e poi quando è ritornato a fare il burattinaio ha pensato, da bravo napoletano, di unirlo al teatrino, e così ha salvato il teatrino, perché secondo me solo con i soldi del teatro di Burattini non si andava avanti, anche perché il nonno teneva 9 figli. Bisognava camparli. Quindi qui noi abbiamo le caramelle, avete tante caramelle, poi però vedo anche altri prodotti, altri dolciumi. Sì, abbiamo i croccanti che è una lavorazione particolare nostra, perché tutti coloro che fanno la lavorazione delle mandorle e nocciole mettono molto zucchero, invece noi mettiamo pochissimo zucchero, di modo che si gusta la mandorla, la nocciola, senza tutto quel pezzo di zucchero. E i clienti nostri, quando ci sono le fiere, difficilmente comprano in altri posti. Poi c'è lo zucchero filato, ci sono i popcorn e le altre caramelle. Deve avere una sua gradazione. Eh sì, questo è zucchero, quindi per essere liquido deve essere molto molto caldo. Diciamo che in questa fase siamo intorno ai 150-160 gradi, e poi si lavora fino a che si lavora a mano, non scende mai sotto i 55-60 gradi, perché altrimenti lo zucchero, poi essendo un solido, torna solido. Quindi man mano che si raffredda diventa sempre più duro.
dopo aver lavorato, insomma, lo zucchero adesso comincia a prendere forma. Si dà la forma. Che è allungata. Sì, si fanno delle stecche lunghe e poi si taglia sulla misura, diciamo. Che sono poi quelle che vedo lì dentro. Nel vasetto. Tutta la lavorazione che avete visto serve per creare i vuoti d'aria all'interno. È anche il fatto per cui la caramella da rossa è diventata rosa, perché più cresce, più aumenta il volume della caramella e più si schiarisce ovviamente il colore. E più vuoti d'aria ci sono all'interno e più è friabile la caramella. Per quello ti dicevo, quando il tutto varia in base alla temperatura del marmo, alla temperatura esterna. Quindi più si riesce a lavorare, più vuoti d'aria ci sono all'interno e più è friabile la caramella. Anche questa è una magia, diciamo, come il teatro. Ma è una magia non pari a quella del teatrino, perché lì è un altro tipo di arte. Però io penso che sia affascinante tanto quanto il teatrino. Infatti io ho imparato a fare le caramelle non perché volevo venderle, ma perché io rimanevo sempre affascinato dalla lavorazione. Quando papà faceva le caramelle, io stavo lì come un bambino, nonostante le conoscevo da che ero nato. Ho voluto imparare perché mi affascina proprio la lavorazione. Ebbene, e con la realizzazione delle caramelle ci salutiamo per questa puntata. Abbiamo vissuto una vera e propria magia. Grazie Adriano, grazie davvero, grazie ai tuoi figli, grazie a Gianni, grazie a te Carla, insomma grazie a tutti, e ci saluta Pulcinella. E a me niente, grazie a tutti, a me niente. Grazie anche a te Pulcinella. E trombe su Provolone. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima puntata del Molisano.